Vive la France! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est allumé. Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo episodio di Euro Truck Simulator 2. Oggi siamo qui con, in anteprima, il DLC Vive la France, che comporta un'espansione notevole della mappa in tutta la zona francese e alcuni achievement in più che andremo a vedere durante il gameplay. Ho creato un nuovo profilo, come potete vedere, il profilo Mazzetes 1, che quindi è un profilo molto recente con poca espansione della strada eccetera eccetera, più che altro perché il profilo che utilizzavo principalmente utilizzava la mod TSM che non posso rimuovere e non è ancora stata aggiornata per il nuovo DLC. Di conseguenza, per creare il video in fretta e caricarlo dopo poco che era uscito il DLC, sono andato a creare un altro profilo. Tra l'altro io ringrazio molto la SCS Software che mi ha permesso di realizzare questo video inserendomi nei contatti stampa e mandandomi la chiave per il DLC in anteprima. Ho già detto due volte che il DLC l'ho ricevuto in anteprima, ma questo non vuol dire che l'ho avuto come Squirrel in tempi prima dell'uscita al pubblico, ma semplicemente ho avuto la chiave prima dell'uscita al pubblico. Come tutta la stampa, però, questa è stata sbloccata e il DLC si è scaricato solo il 5 dicembre, nel tardo pomeriggio sera. Ok, ho appena dormito e ci troviamo in quello che è la città di Le Mans. Allora, innanzitutto vi faccio vedere ciò che è la mappa. La mappa nuova. In origine la mappa si fermava in questa zona qua e forse neanche Nizza. Vi farò vedere un'immagine per farvi chiaramente intendere ciò che è stata l'espansione di Vive la France. Hanno aggiunto in pratica 17 città nuove, un sacco di spazio esplorabile e in pratica è paragonabile alle altre due espansioni, il DLC Going East che aggiungeva tutta questa zona qua e il DLC Scandinavia che aggiungeva invece tutta questa zona qua. Tra l'altro quello che è interessante è che la zona originaria ormai come confini liberi ha soltanto più i Balcani, la penisola balcanica da questa zona qua e ciò che è l'Italia. Quindi posso supporre verosimilmente che i prossimi DLC, se ci saranno dei DLC, saranno dei DLC che si incontreranno, cioè che si incentreranno su quello che è l'espansione in direzione dell'Italia o dei Balcani. Io mi auguro che il prossimo possa essere sinceramente sull'Italia perché farebbe felice tutti noi, visto che sia la TSM come mod che la Pro Mod hanno parecchie città in Italia, mentre invece il gioco principale ha soltanto quelle poche città iniziali che, se non sbaglio, sono 3 o 4. Allora, io andrei subito a cercare quindi un lavoro da svolgere, possibilmente qui all'interno della zona francese. Un lavoro autonomo a partire da Le Mans, dove siamo adesso, in modo da non doverci spostare particolarmente. Prezzo per distanza, quindi abbiamo uno enormemente lungo, che mi sa che non mi conviene fare, perché altrimenti non finiamo più il gameplay. E per di più, dovrei tagliare troppo. Oggi è mercoledì e quindi devo assolutamente terminare questo video entro entro poche ore, ecco, per poterlo caricare subito in fretta. Questa è un'ottima idea per andare a Bordeaux perché potremo osservare parecchio la zona francese. Questo qua invece da Le Mans va a Dijon, Le Mans Strasbourg, Le Mans Plymouth, Le Mans Linköping, oddio, Le Mans London, Le Mans Bordeaux, Le Mans Limoges, anche Limoges non è male, però danno molto meno al chilometro, Le Mans Bourges, Le Mans Bourges, Le Mans Rennes, Le Mans La Rochelle, Le Mans Calais. Chiedo scusa se per caso il mio francese non è eccezionale, ma
è parecchio cronoprattico, quindi abbiate pietà di me, je vous en prie, rien. Faites vos jeux, rien ne va plus! Tra l'altro sto utilizzando, voi forse non potete vederlo, dovrei inclinare un po' la webcam, ma poi dopo ho un pochettino di problemi a risintonizzarla, cioè rimetterla dritta, avendo un solo monitor. Sto utilizzando, spero che non faccia rumore, il Logitech Driving Force GT come volante, che è il mio volante principale. Avevo anche un Ferrari, un Thrustmaster Ferrari Challenge, che era proprio un entry lever con rotazione 180 gradi senza force feedback e balle varie, mentre invece appunto quello mio principale è questo Driving Force GT, con cui mi trovo eccellentemente bene. E tra l'altro vi consiglio, se per caso voleste fare un upgrade diciamo della vostra postazione, di considerarne l'acquisto, perché per i giochi di guida avere il force feedback, avere il cambio, per quanto sequenziale sia quello del Driving Force GT, e avere comunque un prodotto che non è tanto plasticoso, ma un pochettino più rivestito in gomma, un pochettino più grande rispetto a un volante piccino come possono essere quelli entry level, di considerarne l'acquisto. Poi in particolare, cosa che stavo dicendo? In particolare può essere conveniente acquistarlo usato, come ho fatto io, perché è nuovo. Il Driving Force GT verrebbe a costare su quello che sono 140-150 euro, soprattutto se andate nei negozi di informatica, come possono essere Unieuro, Euronics e balle varie, là costano davvero solitamente di più. Mentre invece potete trovarlo spesso usato per gente che magari non lo utilizza più, come nel mio caso, oppure che ha deciso di fare l'upgrade a un Driving Force, sì, Driving Force, a un Logitech G29, che adesso è il top di gamma, diciamo, se escludiamo il Thrustmaster, quello 1500, T-T-1500. Insomma, ce n'è uno ancora migliore del Logitech G29, però insomma, c'è molta gente che passa dal Driving Force GT al G29, oppure che lo abbandona per altre questioni, e quindi potete trovarlo anche su internet usato a un prezzo nettamente inferiore, come nel mio caso poco più di 50 euro, rispetto che è la cifra praticamente 3 volte tanto che avrei dovuto spendere per comprarlo nuovo. Se è tenuto in buone condizioni, non è stato utilizzato per dei giochi con violenza e per molto tempo, è decisamente un ottimo acquisto, anche usato, anche perché non è uno di quei prodotti che deperisce molto facilmente. A meno che non sia trattato male, esatto, cioè qualsiasi cosa, se è trattata male, si rovina molto facilmente. E devo dire che dopo 2 anni di utilizzo sono ancora completamente soddisfatto dei soldi che ci ho speso, ed è decisamente, offre una qualità simulativa completamente diversa rispetto a quello che può essere la guida. Adesso questo qua, oh mannaggia, non mi faceva rientrare quello che può essere la guida con altri supporti, tipo la tastiera o peggio ancora il controller. Tra l'altro devo dire che nelle ambientazioni francesi ho notato sinceramente un po' meno la varietà che è stata aggiunta con le ambientazioni scandinave, nel senso che la zona scandinava per me è stata davvero bella quando l'hanno aggiunta, aggiungeva novità, aggiungeva degli scorci paesaggistici molto belli, penso per esempio al ponte sopra, passando la Danimarca in direzione della Svezia, che è proprio un paesaggio non mozzafiato, diciamo, però comunque di una certa qualità e bellezza. Per quanto riguarda la Francia, a parte queste zone boschive da cui siamo appena passati e le molte rotonde che ho incontrato, effettivamente i francesi sono famosi per le rotonde, e su Euro Truck Simulator 2 era un po'
difficile non mettere una quantità spropositata di rotonde, non sarebbe stata Francia senza le rotonde, però non ho notato quell'innovazione paesaggistica, non potrebbe neanche definirsi innovazione paesaggistica, ecco, però non ho notato tantissime aggiunte originali, ecco, cioè il paesaggio non mi sembra che si discosti molto da quello che erano delle zone magari centrali della Germania o così. E anzi, no, oddio, ho sbagliato l'uscita. È per parlare, alla fine sbaglio tutto. Posso invertirmi di là? È una mossa lecita che posso fare, quella che mi stai indicando. Dove mi dice di girare? Là devo fare un'inversione. Ma cos'è qua? Siamo in autostrada, mica posso girare di là. Posso? No, che non posso. No, che non posso. Siamo in autostrada, non posso fare inversione a U. C'è anche il guardrail di mezzo, cosa mi dici? Ah no, forse riesco qua. Ok, sarebbe una cosa completamente illegale. Sto trasgredendo a 600.000 norme. Ma ci proviamo. Fatemi passare. Ho un camion fermo in autostrada per fare un'inversione a U. Mannaggia, mi è passato uno e più di 100 orari sulla destra, vediamo se secondo me tocco e raschio tutto il carico. Andiamo pian piano che non ci cilindri qualche macchina. Ah, ma che cazzo, mi è venuto addosso quel tizio, ma sei idiota, scusa, lasciami fare inversione. Ma basta! Guarda, sto facendo inversione a U, lasciami perdere, perché mi devi investire qui? Adesso sposto la macchina, per fortuna ho disabilitato le multe, altrimenti Cribbe, avevo appena riparato il camion e ho già il 2% di danno. Ma porca la miseria! Meno non ho danneggiato il carico, però 2% di danno. Vabbè, è colpa mia che non ho preso l'uscita giusta. Per Bordeaux, devo stare attento. Porca miseria, con questi cambi di direzione faccio sempre all'ultimo e. Adesso dobbiamo cambiare direzione a breve? Non sembra. Meglio così, meglio così. Andiamo a parlare di quello che sono gli achievement che sono stati aggiunti con il DLC Vive la France e le altre piccole cose che sono state aggiunte. Allora, iniziamo con. No, questo non c'entra un Kaiser. Iniziamo a parlare degli achievement. Adesso forse mi vedrete con la testa leggermente tagliata qua su perché avevo configurato la webcam per quando ero indietro. Questi qua sono gli achievement che ho preso io in realtà. Questi erano achievement vecchi. Ecco qua. Allora, gli ultimi achievement sono quelli di Vive la France e sono 5 come erano 5 quelli di Scandinavia, se non ricordo male. È una cosa tra l'altro che apprezzo molto che aggiungono degli achievement perché dà degli obiettivi in più a chi sta giocando per raggiungere, per fare qualcosa di nuovo, insomma, e non consegnare semplicemente senza alcun obiettivo. Il primo, Bon Voyage, Discover All French Cities, in pratica è semplicemente quello che era uguale alla Scandinavia, cioè di scoprire tutte le città, o quelli che erano in American Truck Simulator, scoprire tutte le città. Basta entrare in tutte le città e avete l'achievement sbloccato. Tra l'altro, mentre il raggiungere l'achievement richiede assolutamente il DLC, perché appunto 17 di queste città, se non ricordo male, sono state aggiunte con il DLC. Il se non ricordo male era legato al 17. Sono state aggiunte le nuove città e quindi non puoi ottenere. Cioè, non puoi visitarle tutte se non ce le hai. Ma il progresso aumenta se hai già scoperto quelle città prima dell'acquisto del DLC. Quindi anche senza il DLC aumenta questo indicatore qua per le città francesi che conosci che esistevano già prima, ma non potrai mai raggiungerlo. Quindi ce ne sono tipo forse 5 o 6
che erano già presenti all'inizio, se sono 17 con le aggiunte, 6, sì, e quindi puoi raggiungere fino a quel numero là e non proseguire oltre. Semplice, semplice, niente di particolare da specificare. Questo ci torno tra un attimo. Go Nuclear, devi consegnare delle merci alle 5 stazioni, 5 reattori nucleari che sono in Francia. E appunto, ovviamente richiede il DLC, quindi bisogna andare a consegnare in questi 5 stabilimenti nucleari, che tra l'altro è un'aggiunta particolare del DLC Vive la France, perché in precedenza non era presente nulla di questo tipo, quindi nuove texture, nuovi edifici, nuove zone dove consegnare carichi. Check in, check out, consegna carichi a tutti i terminali di aeroporti in Francia, quindi è stata aggiunta anche in più queste 6 zone di aeroporti in cui si possono fare consegne e si possono prendere consegne, un po' come l'aeroporto di Phoenix, ma mi pare che ce ne fossero forse anche uno o due in Euro Truck Simulator 2 in precedenza, prima che uscisse il DLC Vive la France. Adesso non mi ricordo sinceramente, perché ho paura di fare confusione con quello che è in American Truck Simulator, ma sono abbastanza convinto che ce ne fossero in precedenza. Gas must flow, consegna diesel GPL, che appunto in inglese, credo anche in francese, è LPG, LPG. Liquid propane gas, vabbè, comunque gas propano liquido o petrolio a tutti le stazioni di servizio in Francia. Quindi 7 stazioni di servizio ci sono che richiedono, cioè che permettono la consegna e la spedizione di merci. Quindi altre compagnie, altri punti di consegna. Questi sono molto carini, o uno ci passa molto tempo e li scopre, altrimenti credo che usciranno delle guide e molti di noi ne approfitteranno per scoprire dove devi andare, qual è la strategia migliore per trovare tutti gli impianti nucleari, tutti gli aeroporti e tutte le stazioni di servizio. L'ultimo, e secondo me più interessante di tutti, è la Landmark Tour, che riprende tanto un achievement di American Truck Simulator che era simile, cioè scopri tutti i ponti sul, non era sul Grand Canyon, forse sul Mississippi. Comunque c'erano da scoprire 8 ponti, comunque 8 collocazioni particolari, di cui 2 erano semi nascoste. Mentre qua invece Landmark Tour ci dice di scoprire dei paesaggi peculiari della Francia che hanno aggiunto, quindi non sono delle sorte di easter egg, ma sono proprio dei paesaggi realizzati ad hoc per essere scoperti, e ci sono appunto Carcassonne, il ponte di Breton, un Tiger Tank che è un carro armato della seconda guerra mondiale, da quanto ne so io, Peyrat, Le Château, Château de Ventadour, Château d'Ussé, che saranno quindi probabilmente sparpagliati per la mappa e dovremo scoprirli. Sono molto curioso e spero che ce ne siano come era in American Truck Simulator, alcuni che siano in zone particolarmente, cioè in zone inusuali, ecco. Tra l'altro, cosa molto peculiare di questo DLC sono le zone riposo, le zone rifornimento. Caribbe dovevo fare rifornimento. Caribbe dovevo fare rifornimento. E vabbè, ormai. Perché molto spesso si differenziano da quelle solite che sono giusto rientri sulla destra e fai benza. Vedete che mi sposto sulla sinistra per far entrare la gente? E quello si è fermato. Ah, perché c'è la I invece che non lo fa passare. Stupida macchina idiota. E accendiamo magari le luci che si fa sera. Sono più strutturate che non quelle che semplicemente ti sposti sulla destra, fai benzina e rientri, che venivano scoperte. Tra l'altro, la strada veniva indicata come attraversata anche se non andavi effettivamente a fare benzina, mentre ora sono più arzigogolate, con un pochettino di giri, dei parcheggi sviluppati un pochettino diversi, dei benzinai sviluppati anche in modo un pochettino diverso, e
quindi possono essere, cioè li dà come esplorati solo se effettivamente ci sei passato, no? Se ci sei passato accanto come era per quelli più lineari, ecco. Un esempio di questo è quello che abbiamo appena passato. Vorrei farvi vedere, ecco, questa qua, vabbè, questa è la stazione di servizio vicino a Torino, che è un pochettino la più triste. Però ecco, queste erano le stazioni di servizio base, diciamo, della prima parte di Euro Truck Simulator 2. Sono ben differenti e distanti da quello che abbiamo visto adesso incontrato nel nostro tragitto verso Bordeaux. Per esempio, qua. Guardate che giro di rotonde, è molto più complessa e lo apprezzo davvero molto perché è bello. È bello e più caratteristico che non giusto. Sembrava più una zona per pit stop quella, forse. Dovrebbe scattare la bandierina verde. Vai ancora un attimo. Ok. Ok, ridreziamo qua, mettiamo la prima. E sganciamo il semirimorchio. Yes! Lavoro eccellente! Tuning! Vorrei farvi vedere quello che è un'altra aggiunta del DLC di Vive la France ed è appunto questa. Ogni camion ha una vernice peculiare, caratterizzata appunto dall'essere francese. E in questo caso per il Man abbiamo questa Dancing in Paris, che è particolare, non è forse straesaltante, però è molto bellina, molto ben fatta e davvero è una chicca in più per la quale sono molto contento. Altri camion hanno altre vernici, ognuno ne dovrebbe avere una particolare con il DLC Vive la France, e credo che queste siano tutte le aggiunte particolari che sono state messe con Vive la France, perché di accessori interni non ho visto nulla. E quindi questo potrebbe essere tutto per quanto riguarda questo video. Noi ci vediamo con il prossimo, non so esattamente ora quando sarà e che video sarà, perché sono stra impegnato. In più adesso c'è il ponte dell'8 di dicembre dell'Immacolata Concezione e quindi non sono neanche qui, sono a festeggiare con i miei parenti a fare l'albero di Natale, quindi io auguro un buon albero di Natale a tutti, un buon presepe e insomma, credo che ci vedremo dopo questo ponte con la programmazione spero il più standard possibile. Spero abbiate gradito questo video, quindi vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Io sono Mazzetes e vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!